Diciamo come facciamo al solito. Abbiamo veramente gusti esteticamente differenti, cioè. Dai, bello, dai, lì lo facciamo. Ci mettiamo un po' di giallo. Possiamo fingere. Ah, no, no, giallo no. Assolutamente. Casualmente sono capitata a chiedere lavoro come apprendista nella bottega di Sussigino e mi sono innamorata subito di quel lavoro. Mi sono trovata in questa bottega piena di questi grezzi, di queste ceramiche luccicanti, con questi forni che tutti i giorni andavano pieni di cose da cuocere e la terra, lavoravamo anche l'argilla, quindi per me è stato un mondo che mi ha catturato il mio mondo. Noi proprio ci sentiamo una bottega tradizionale fino al midollo. I disegni se spesso prendono spunto da pezzi che sono in museo oppure dai libri, dalle pubblicazioni. I cromatismi sono quelli del Rinascimento, il blu cobalto, l'arancio, il verde rame. Quando vedi un pezzo di ceramica, se c'hai una simpatia è perché fa parte anche del tuo passato. Molto bello vedere che le persone riconoscono che il tradizionale è un qualcosa che magari neanche loro sanno spiegare, però è un qualcosa in cui tutti sentono, con cui tutti sentono una sorta di empatia, di legame. La cosa più bella forse del lavoro è che tutti i giorni devi bene o male pensare a come realizzare un oggetto. Praticamente ogni giorno hai di fronte davanti a te il classico foglio bianco dello scrittore, nel nostro caso è un grezzo da dipingere. A volte non riconosciamo quanto può essere difficile realizzare un po' più ceramica che magari è in casa da tanto tempo. Lo smalto della maiolica deve essere perfetto, compatibilmente con quelle piccole imperfezioni che noi definiamo preziosità. No, rispettiamo sempre quello che sono le impostazioni storiche di un decoro. Non facciamo anacronismo, però noi cerchiamo sempre di capire cosa piace al cliente, alle persone che girano intorno alla nostra bottega. Se vediamo che amano i colori forti, vivaci, e noi cerchiamo di fare colori forti e vivaci, cerchiamo di entrare in sintonia con le persone che visitano la nostra bottega. La cosa che a me personalmente dà più gusto nella produzione forse è l'attesa di sfornare e sfornare, vedere com'è l'oggetto finito, perché fino al momento in cui non viene sfornato, diciamo, è ancora molto immaginato, no? Nel senso che i colori cambiano nella cottura, possono esserci dei difetti, può non essere come lo avevi immaginato, come che l'impostazione che gli hai dato non è quella che ti aspettavi poi una volta il risultato finito. Quindi una parte che a me piace molto è un po' questa attesa di vedere l'oggetto finito e poi una volta aprire il forno e vedere che il risultato, speriamo nella maggior parte dei casi sia quello che uno si aspetta. C'è una categoria che sono i pensionati, che sono ancora giovani e che si mantengono in salute e hanno voglia di viaggiare, e quindi spesso inseriscono Faenza nei loro tour per andare a mangiare pesce al mare, per andare a visitare San Marino, e quindi ci chiedono se possiamo ospitarli per una visita. Noi siamo ben felici di far vedere loro la lavorazione, gli apriamo la nostra bottega che è grande, quindi possiamo ospitare anche un pullman di 50 persone senza problemi, e questa per noi è una novità, perché anni fa era impensabile, invece adesso lo facciamo volentieri e pensiamo che sia anche una pubblicità per la ceramica di Faenza in generale. Oh, I'm like it.